E agli atti intimidatori si deve rispondere non solo con la solidarietà a parole ma anche a fatti. Per questo poco fa ho lanciato un'iniziativa. Si hanno bruciato quintali di grano, aiutiamoli a trovare quintali di grano per non interrompere una catena virtuosa, in maniera tale da non permettere alla mafia di vincere, non soltanto intimidando, non soltanto minacciando, non soltanto producendo morte, ma facendo noi il controaltare, cioè creando vita, creando un circolo virtuoso, permettendo a questa e a tutte le altre cooperative di non abbandonare i loro ideali e i loro impegni. Noi siamo orgogliosi di questa attenzione nei confronti della cooperativa, siamo soddisfatti della presenza delle istituzioni, delle associazioni, della società civile oggi a supporto della cooperativa, e questo ci rende ancora più sicuri nel proseguire la nostra strada e continuare a coltivare questi terreni. Poi come cooperativa sociale già il nostro ruolo, il nostro compito nel sociale lo svolgiamo facendo lavorare soggetti svantaggiati, dando l'opportunità di lavorare anche soggetti svantaggiati, però il prodotto finale è uno strumento pure per farci conoscere, far conoscere il nostro lavoro anche in tutto il territorio nazionale, fuori dall'Italia. Quindi è chiaro che al di là dell'aspetto economico il nostro rammarico è non poter garantire questo ulteriore segnale della nostra presenza e del lavoro che facciamo. Noi siamo fiduciosi, siamo convinti che lo Stato c'è, lavora affinché questa cooperativa possa proseguire con le attività. È stato dimostrato oggi dalle dichiarazioni fatte, quindi aspettiamo risvolti. Sì, vorrei dire che sono stata nella mia precedente esperienza di sindaco di Naro e che ha voluto il consorzio Legalità e che ha affidato questi terreni e anche quelli di Robadao alla cooperativa Rosario Livatino. Certo, avevamo pensato di fare una manifestazione con tutti i sindaci, però siamo contenti comunque di essere qui oggi. I sindaci, come ho anticipato in una discussione, stiamo stilando un documento comune da mandare alle autorità competenti, perché attraverso il FUG, il Fondo Unico di Giustizia, si provveda a pagare le assicurazioni per conto di queste cooperative o di coloro i quali, le associazioni che gestiscono bene i confiscati, perché deve essere chiaro un messaggio. Lo Stato c'è, ma non solo c'è, riesce a confiscare i beni e questo già è un primo grande risultato. Il risultato si completa quando questi beni vengono gestiti ancora meglio dal privato mafioso, del privato che ha fatto del suo terrore l'arma per poter andare avanti. Questi sono ragazzi puliti, giovani che da 10 anni si sfiancano per portare dei risultati nelle loro case, ma soprattutto per dare un segnale forte, che quello bisogna dare per il riuso di questi beni a gente competente, brava, soprattutto onesta, ma che non va lasciata sola.